Io sono Adriano Rossicini, sono nato a Roma nel 1920, sono psichiatra e sono stato comandante di una formazione partigiana. Vorrei che lei ci raccontasse che cosa è successo al Quadraro il 17 aprile del 1944. È successo che sono arrivate delle formazioni naziste per assedare al Quadraro e per fortuna eravamo stati avvisati e riuscimmo a fuggire a non essere rastrellati. Don Gioacchino Rei, quando vi avvisò di questa cosa, come riusciste a scappare praticamente? Proprio nel mentre che arrivavano i nazisti c'era una specie di promontorio, cioè di duna. Loro scendevano da qua e noi scappavamo dall'altra parte. E poi che cosa seppe rispetto al rastrellamento del Quadraro dopo che riuscì a sfuggire ai tedeschi? Che era stato fatto un grosso rastrellamento al Quadraro, nonostante che fossero stati avvisati dal prete che sarebbero stati rastrellati, ma non riuscirono a sfuggire. Quindi questo sacerdote aveva dei contatti con la Resistenza? Fortissimi, e ci aiutò in tutti i modi, con grande coraggio, era un uomo coraggiosissimo, non mai visto un prete così coraggioso. Sì, una volta lei disse che era un fegataccio questo. Sì, un prete coraggiosissimo. Coraggiosissimo. Non sembrava quasi un prete per quanto era un energumeno, nel senso positivo naturalmente. Lei mi ha raccontato un giorno che poi dopo la guerra andaste a mangiare in una trattoria di testaccio, insomma, sì. Che vi rivedeste, insomma. Sì, lo incontrai. E stava bene, era fisicamente molto azzillo e molto attivo, non so cosa facesse professionalmente, nel senso era un sacerdote, però era una persona, fra l'altro era molto spiritosa, una persona molto spiritosa, molto arguta, si divertiva in sostanza molto, era molto vitale. Quindi era un uomo vitale. Questa vitalità, secondo lei, è stata la base del suo comportamento patriottico? Perché qui il problema è il patriottismo. Sì, direi che è stata la base, però lui era uno patriota per natura, era uno coraggioso, uno che aveva degli ideali, insomma uno combatte per degli ideali se ce li ha, lui ce li aveva, lui era un uomo che aveva un uomo della resistenza, che credeva nella resistenza, aveva, prete o non prete, aveva combattuto la resistenza, ci credeva e fu un eroe, un uomo con grande coraggio, io lo vedevo proprio, non aveva paura di niente, proprio, tranquillo. E lei quando è che seppe che poi era morto in questo incidente stradale alla fine del 44? Non mi ricordo chi me lo disse, l'ho saputo purtroppo. E cosa ne pensa di questo fatto, cioè che lui morì in modo così assurdo rispetto a quello che aveva fatto? Che la vita spesso è madrigna. Sì, infatti, insomma. Un'ulteriore cosa adesso volevo sapere da lei. Volevo che lei mi parlasse della sua formazione partigiana, come era composta più o meno e come si comportava rispetto al movimento politico che lei rappresentava. Ma era composta da un nucleo fortissimo di ex giovani in sostanza, no? I giovani di sinistra, cattolici e comunisti in sostanza. E si comportava facendo appunto la lotta per l'esistenza. Veramente la formazione fu della sinistra cristiana per molto tempo e un breve tempo si chiamò Cattolici Comunisti, ma grosso modo durò moltissimo come sinistra cristiana. E nel breve tempo, in tre e mezzo, si chiamò anche Cattolici Comunisti. Ok. E i rapporti con la nascente Democrazia Cristiana? Comunque dopo la guerra, ovviamente, dopo che ci fu la liberazione, i rapporti con la Democrazia Cristiana e con il Vaticano, quali erano? Ma insomma, molto modesti. Con Papa Vacelli abbastanza modesti, ma col Vaticano in generale abbastanza seri, abbastanza importanti. Siccome lei ha incontrato durante la guerra Papa Vacelli, sì. E ci ha parlato varie volte, sappiamo che lei in qualche modo fu protetto da Papa Vacelli. Fu protetto, sì, lui protetto la città tutti in sostanza. E lui era una persona molto, molto, molto presente a se stesso, molto prepotente nel senso positivo in sostanza. Io non è che ci andassi molto d'accordo, però lo rispettavo.
lo rispettava. E con Andreotti? Beh, eravamo amici d'infanzia, da ragazzini eravamo lì. Poi mi fece avere una borsa di studio con dei soldi. Lui era molto legato a De Gasperi, che era molto legato a mio padre. Prima, mio padre morì molto presto, ma era molto amico di De Gasperi, che erano tutti agenti della Democrazia Cristiana, in sostanza, no? Mio padre era del Partito Popolare, veramente, non era della Democrazia Cristiana. Senta, un'ultima cosa, un pensiero adesso per l'Assemblea Capitolina che sta facendo questo importante consiglio sul rastrellamento del Quadraro. Cosa si sente di lasciare come pensiero ai consiglieri rispetto al fatto che sono riusciti a fare questa cosa, che è una questione della memoria di Roma che era stata lasciata per tanti anni nell'oblio? Che finalmente si è fatta giustizia. Fatta giustizia per chi, professore? Per Don Gioacchino Rei e per il suo coraggio straordinario. Sa che adesso probabilmente, diciamo che sappiamo che la medaglia d'oro ormai al merito civile è in via di definizione. Lei che cosa pensa di questo riconoscimento della Repubblica? Che sia il giusto, che però sarebbe giusto che mi adesso pure a me. Tutto simpatico. Eh sì, ma lei è già medaglia d'argento al valor militare, che lo sa. Al valor militare non ci viene. Al valor militare. Va bene. La ringrazio molto di tutto. Speriamo di rivederci presto. Arrivederci.